Amici di Generiamo Salute, sempre da Sorrento, sempre dal 74esimo congresso mondiale di medicina omeopatica, abbiamo il piacere e l'onore di avere uno dei maggiori clinici riconosciuti in questa disciplina del metodo omeopatico, il dottor Massimo Mangialavori, un italiano che porta lustro all'omeopatia italiana nel mondo. E per conto vostro, volevo chiedere al dottor Mangialavori, che il cui lavoro è quello di curare le persone, quale vantaggio ha una persona con un disturbo, con un disagio, nel curarlo con l'omeopatia? Io penso che la cosa più importante da sottolineare in quest'ambito siano alcune. La prima è aiutare i nostri pazienti a realizzare che incontrano un ascolto diverso. Diverso banalmente in termini di tempo, perché se tu consideri quello che è universalmente riconosciuto, dichiarato da fonti autorevolissime, il tempo medio che in un ospedale americano viene rivolto a un paziente è sui 12 minuti. Se un paziente oncologico arriva a 18. Quindi non è sempre detto che più tempo sia meglio tempo, però sicuramente l'ascolto in termini di quantità, ma soprattutto di qualità, rivolto ai nostri pazienti è un'altra cosa. Il contenuto di questo ascolto è diverso proprio perché la nostra prima prospettiva è una visione sistemica della salute, che vuol dire cercare di contestualizzare, come giustamente tu dicevi, in inglese si dice il disease, che è il disagio di una persona, incorniciato sicuramente nel principale o nei principali problemi che ti reportano. Quindi parliamo di clinica, della loro malattia, però la loro malattia è una persona che soffre, che sta male, è la sua individualità, che si rivolge a un ascolto di un medico che cerca di tessere un filo rosso, mettendo insieme i disagi di questa persona, sicuramente da un punto di vista somatico, senza fare un distinguo netto tra quello che è la sua malattia in termini di disagio esistenziale, psichico, emotivo e tutto quello che comporta, quello di cui comunemente si occupano gli psicologi, insieme a quello, ripeto, che è la sua malattia o la sua sintomatologia in termini più complessi. Questa penso che sia la prima cosa da prendere in considerazione. Ed è quello che noi vediamo, perché buona parte dei nostri pazienti viene perché ha sentito dire che c'è un medico che ti ascolta meglio. E già questo ha un effetto terapeutico per molti aspetti, che non ha nulla a che vedere con l'effetto placebo, per carità, se vuoi poi ne parliamo. L'altra cosa importantissima è il principio a cui noi ci rifacciamo primariamente, che fa appello alla resilienza di un paziente. Cioè il nostro approccio terapeutico non si fa con degli anti, con qualche cosa che si sostituisce alla funzione di un organismo, di quel sistema, di questa persona, ma partiamo dal principio che esiste un'intelligenza biologica che ci fa stare al mondo anche quando siamo in coma, anche nelle condizioni più estreme, che fa la cosa migliore possibile. Anche se tu hai fatto un terribile incidente stradale, sei nel letto di un ospedale, il tuo organismo, il tuo sistema ha un'intelligenza tale che dice poco sangue ai reni, al cuore, al cervello, quello che serve, perché il mio obiettivo principale è mantenerlo in vita meglio che posso fare. L'omeopatia su questo si basa, sulla resilienza di un sistema, cercando di farlo funzionare nel modo migliore possibile, di stimolare quelle che sono le sue capacità. Quindi è ovvio che quando hai a che fare con patologie dove è indispensabile una sostituzione di funzione, un diabete per cui questo pancreas non funziona più, una tiroidite grave per cui quella tiroide non funziona più, non puoi fare a meno di utilizzare una terapia convenzionale. Ma questo è un altro discorso importante, perché questo non significa non poter fare insieme una terapia omeopatica. Primo, perché noi siamo prima di tutto medici e siamo anche medici omeopati, per cui considero una cosa disdicevole pensare in termini così scissi. Prima di tutto dobbiamo essere dei bravi medici, dei medici che, permettimi di dire senza presunzione, hanno delle cose in più rispetto a tanti nostri colleghi, perché oltre alla preparazione convenzionale dobbiamo aggiungerci una buona
preparazione anche di tipo omeopatico, che ci permette di capire quando serve un farmaco, quando è indispensabile sostituire una funzione e quando anche nonostante questo possiamo integrare quel sistema a migliorare il suo modo di funzionare in senso più lato. Un grande omeopata a cui sono molto affezionato dei tempi passati, che era il dottor Tomás Pablo Pasquero, diceva che il medico nell'incontro col paziente vive una delle più difficili sfide della sua vita, che è l'incontro con se stesso. Da tanti pazienti che hai visto nella tua vita, so come lavori, quanta gente, insomma, tantissime persone che hai visto, cosa ti ha dato in più vedere sentire i loro racconti a te sul significato della malattia e della sofferenza? Guarda, io sostengo un concetto che anche tra i nostri colleghi omeopati spesso apre delle discussioni piuttosto accese, che è il fatto che la prima fonte della nostra cultura, la prima fonte di informazioni, di apprendimento della medicina omeopatica sono i pazienti. Quello che noi studiamo, e per questo nel mio primo libro di metodologia ho voluto utilizzare apposta questa immagine, quella di un affresco, proprio perché l'affresco ha alcuni punti di luce e molti punti di ombra. Quando noi studiamo qualche cosa di un rimedio omeopatico, abbiamo questa mappa, il territorio è sempre il paziente. E quello che impariamo quando stiamo con un paziente, quando abbiamo la fortuna di incontrare una persona che vuole condividere con noi un pezzetto del suo percorso e ci permette di svolazzare nel suo universo, di renderci conto come soffre e quante caratteristiche ha quella sua maniera di soffrire, penso che non esista veramente un momento più intenso, un momento più bello, un momento più commovente anche, credimi, perché hai a che fare con qualcuno che ti permette di vedere come funziona, come è fatto, il suo punto di vista. I latini facevano questa distinzione tra qualcosa di diverso in termini di alienus e qualcosa di diverso in termini di altro. Questo è molto bello e penso che oggi sarebbe un concetto da rivisitare in un momento storico in cui ce l'abbiamo così tanto con le persone che pensiamo siano diverse da noi. Io penso che l'incontro con l'alterità sia sempre un grandissimo arricchimento. Quando confondiamo l'alterità con l'alienità, quindi come se fossero marziani, ci alieniamo noi per primi. E quindi quando abbiamo a che fare con la possibilità, in un lavoro così bello come il nostro, di poter incontrare un modo di essere, di funzionare, i filtri attraverso cui queste persone leggono la stessa realtà nella quale viviamo noi, è un arricchimento meraviglioso. Una bella esperienza di vita prima che un'esperienza di medico. Massimo, io ti ringrazio a nome degli amici di Generiamo Salute e alla prossima. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Grazie.